Come possiamo essere così? Diversi. L'insegnante ti ha dato un libro difficile stavolta. Tuo padre, perché si comporta come un ritardato? Lo è diverso dagli altri padri. Mi dispiace. Papà, sono molto fortunata, nessun altro papà viene mai al parco. Non c'è dubbio che lei ami sua figlia. Queste scarpe si accendono. Purtroppo le sue capacità intellettive sono quelle di un bambino di 7 anni. Regalate un palloncino? Sì, a tutti quanti, non solo a lei. Ci preoccupiamo di quando Lucy compirà 8 anni. Ritengo che non agiremmo nell'interesse della bambina se restasse con lei, quindi ordino l'affidamento. Perché Lucy non può venire a casa con me? E ora che ti trovi un avvocato. È l'annuncio più bello che c'è sulle pagine gialle. Tu sei il mio Esatto, avvocato! sono il tuo avvocato. Dobbiamo fare parecchia strada e ho 5 minuti. Verde vuol dire vai! Stai andando più veloce degli altri. Ci aiuterà l'avvocato? I sogni devono volare alto, Lucy. Non credo tu ti renda conto con chi hai a che fare. Non devi mollare un secondo, devi lottare per lei. Tu non sai com'è quando ci provi e non ottieni mai niente. Io posso lottare fino alla fine dei miei giorni, ma tu fammi entrare. Tu pensi come loro che Sam non può occuparsi di Lucy? Non è importante cosa penso, è importante che vinciamo. È importante per me. Tu hai bisogno di molto di più di quello che può darti tuo padre, è vero? Ho bisogno del suo amore. Come pensa di poter crescere una bambina di 7 anni? Ogni genitore attraversa certi momenti. Di 10 anni. Momenti in cui il suo compito è così incredibilmente complicato. Di 13 anni. Da sentirsi comunque incapace. Sua figlia sarà 6 anni avanti rispetto a lei. Io non lo voglio un altro papà. Sentito che ho detto? Perché non scrivete pure questo? Ci vuole pazienza. Temo che questa cosa servirà più a me che a te. Bisogna saper ascoltare. Sono qui! E ci vuole amore. Mi chiamo.